Non so bene come iniziare questo video, forse con ciao, bentornati sul mio canale, bentornati a un nuovo video, ma sinceramente non so nemmeno quanto tempo sia passato dall'ultimo video che ho caricato. E sì, mi sono presa una pausa, non solo da YouTube, ma in generale anche un po' da Instagram, anche se lì comunque continuo a postare ogni tanto, non quotidianamente come prima. Un po' perché mi sono cambiati i ritmi della vita e gli impegni lavorativi, e per cui ho veramente pochissimo tempo libero ogni giorno e riesco a trovare un po' più di tempo libero nel fine settimana, ma a volte non c'è l'ispirazione, non c'è sì, l'ispirazione a fare qualcosa di creativo. Perché purtroppo ecco, non ho più molto tempo come prima, e anche se comunque un po' mi manca fare video perché è un momento in cui parlo, magari mi distraggo e insomma è un momento piacevole. Oggi, siccome sono andata a fare spesa e come accade praticamente puntualmente ogni volta, parto con una lista di sì e no 10 cosine e mi ritrovo a, poi lo vedrete, a portare a casa buste piene di cose. Ovviamente non cose inutili che poi butto, sono tutte cose che comunque poi uso, non butto niente, però ecco, mi ritrovo in questo modo. E quindi mentre tornavo a casa ho pensato, un vuoto alla spesa può essere l'occasione per tornare a fare un video. E comunque anche un video utile, no? Io trovo che questi video siano utili perché danno dei suggerimenti su magari ricettine, anche al volo, cose da comprare che magari solitamente non compriamo perché magari prendiamo sempre le solite cose, e invece magari vedendole uno ci pensa che potrebbero interessare e magari la prossima volta le prende e cambia un po' anche la sua alimentazione o magari prova un gusto nuovo di qualcosa. Quindi io spero che il mio vuoto alla spesa vi ispiri e spero che questo sia il primo di una serie di nuovi video che sinceramente ecco, ho voglia di fare. Ma devo dire che da che mi sono laureata, lì per lì sì, ok, mi sono detta bene, ho finito questo impegno, che comunque era un impegno bello grosso. Ora potrò fare tutto quello che non avevo tempo di fare prima, ma in realtà non è andata così. Finita questa, diciamo, schiavitù psicologica dello studio, del finire comunque questo impegno, di portare a termine questo impegno che ormai durava da troppo tempo. Anzi, se non avete seguito tutto il mio percorso universitario, trovate proprio una playlist, magari ve la metto anche qui o qui, non ricordo mai qual è, forse qui, la mia playlist dove vi racconto un po' il mio percorso universitario e soprattutto la parte finale della tesi e della laurea. E potrebbe essere di ispirazione. E devo dire che mi manca proprio mentalmente il fatto di avere un obiettivo. Magari sì, penso. Che ne so, questo mese leggo questo libro, che ne so, mi dedico a fare questo disegno, però non è un obiettivo importante quanto una laurea. Tant'è che io sto pensando proprio di iscrivermi a una triennale, di una qualche università online, e mi attira tantissimo scienze della comunicazione e ci sto pensando veramente, seriamente. Cercando però anche di ponderare bene l'impegno fisico proprio che mi comporterebbe una cosa del genere, e quindi ci sto ancora un po' riflettendo. Comunque, vi lascio al mio svuota la spesa e noi ovviamente ci vediamo al prossimo video, e se vi va seguitemi su Instagram e trovate il link sotto, e quindi ciao. Io sono partita con una lista di sì e no 10 cose, mi ritrovo con l'aver comprato tutte queste belle cose e avere speso 100, no, questo è il totale,
134,39, perché poi avevo un po' di sconti accumulati sulla carta, i buoni pasto e tutto, insomma ho speso 134,39. Rendiamoci conto. Allora, iniziamo, io direi, dalle cose del frigo, così poi me le tolgo. E ho preso questo yogurt qua di questa marca, no, questo è di un'altra marca, però questo è fantastico, l'ho scoperto un po' per caso perché cercavo uno yogurt al naturale, ho visto questo di questa marca appunto, e a parte che non ha zuccheri, ma se vado a guardare la cartella questa nutrizionale, mi dice che di grassi ce n'è addirittura lo 0%, anche se non ci sono grassi. Ed è uno yogurt compattissimo, ma veramente compatto, che è molto simile tipo al Philadelphia, per capirci, e io infatti lo uso proprio come una specie di sostituto del formaggio spalmabile, e l'ho preso sia naturale, ma ne dovrei avere anche un altro sparso un po' non so dove, e sia questo ai lamponi, che comunque contiene anche questo il 4% di grassi in generale, ma per vasetto 2,7 grammi di grassi, di cui saturi solo 2 grammi, quindi questo è uno yogurt veramente fantastico. In aggiunta ho preso questo della Vipiteno, che comunque mi piace parecchio, ma è molto più liquido, e ho preso questo intero alla ciliegia. E poi a questo aggiungo le mie bellissime, buonissime ricottine. Le ricottine mi salvano il pranzo, spesso anche la cena. Mi stavo guardando, perché qua compro sempre molto, molto velocemente, me ne mancava una, dico ecco, me l'hanno fregata, invece no, era uscita. E io prendo sempre più o meno queste, se non le trovo vabbè prenderò altro, però insomma in generale prendo queste della Granarolo, che hanno meno sale e meno grassi. E niente, io queste le uso proprio giornalmente, e le accompagno o con la verdura, quindi magari ci metto sale, olio e pepe, o con la frutta e ci metto un po' di miele, insomma le mangio quotidianamente al pasto. Poi ho preso una mozzarella, e anche questa ho preso una mozzarella light, e poi delle cosine vegane che mi servono più o meno per la sopravvivenza e soprattutto per le cene magari anche serali. E ho preso del biliverde, le crocchette queste vegetali con gli spinaci e anche tofu, poi ho preso il seitan al naturale e anche il tofu biologico al naturale. E altre cose da frigo che ho trovato sparse perché non entravano più nella busta, ho preso il Danacol, che prendo più o meno diciamo la sera dopo cena, e ho preso questo all'ananas, poi un po' di latte, ovviamente anche questo come le mie amate ricottine Granarolo, e ho preso non solo questo che comunque va in frigo, ma è quello che dura un po' di giorni, infatti questo scade il 3 ottobre, ma ho preso anche questo più fresco, che comunque è sempre parzialmente scremato, ed è quello appunto che dura un po' di meno, infatti questo scade il 14 settembre. E poi a queste ci aggiungo le mie bellissime, buonissime bevande vegetali. Io adoro le bevande vegetali perché le bevo essenzialmente prima, ma anche durante l'allenamento, o comunque quando voglia. Più o meno, però più o meno ecco le utilizzo per l'allenamento, per darmi un po' di energia, senza però mangiare o comunque bere cose troppo dolci, troppo zuccherate. E questa volta ho preso l'Alpro e ora sì, cocco, mandorla e nocciola. La mia preferita ovviamente è la nocciola, perché questa proprio ha un gusto proprio corposo di nocciola. Voglio provare con il cappuccinatore questa versione qua barista, e vedere se fa un po' di schiuma. Poi ho preso il miele,
Io di solito prendo questo nei barattolini, questi che si squeeze, che si premono, perché è molto più pratico, molto più comodo rispetto a quello in vasetto dove bisogna andare con il cucchiaino e poi sappiamo tutti che il miele cola, ci mette un sacco a non colare più, insomma è molto più pratico. Ho preso questo, sempre della Coop, all'acacia, e io questo solitamente lo metto sopra o allo yogurt, quello bianco naturale, o sopra alle ricottine quando le mangio con la frutta. Poi ho preso il carciofiotto della Peperlizia, questi carciofi che sono praticamente conditi anche con del peperoncino, insomma erbette, aromi vari, e le olive lì, ho detto olivo lì della Sacla, queste denocciolate verdi che utilizzo solitamente quando ho voglia nei poké. Passiamo al pane generico, ma ora tiro su le cose un po' random. Allora, pane della Vivi Verde, pan bauletto, questo integrale biologico, io lo adoro perché solitamente la mia porzione sono 4 fette a pasto, ma considerate che io mangio solo praticamente questo, ecco, con la ricottina, con lo yogurt, con la frutta, con la verdura, 4 fette sono più che sufficienti. E questo pane io lo adoro perché le fette sono della giusta consistenza, dello giusto spessore, e io praticamente non faccio altro che rosolarle un po' in forno ed è tutto pronto. E poi ho preso il mais, questo che ha anche una lattina gratis di Valfrutta, che mi serve per insalate. E poi ho fatto un po' di rifornimento di biscotti, che a casa mia non mancano mai. Gocciole, le mie preferite sono le extra dark, io queste le adoro. Mi hanno deluso tantissimo quelle al caramello, che non ricomprerò. Abbracci del mulino bianco, gocciole classiche che hanno sempre il loro perché, e le gocciole wild, queste integrali, che devo dire non mi dispiacciono, anzi le preferisco a quelle al caramello. Continuo a dire che mi hanno delusa. Poi ho preso questi da Della Doria, che sono molto leggeri, integrali al malto, che sono una giusta, diciamo, alternativa ai biscotti un pochino più sostanziosi, tipo le gocciole naturali, le classiche. E queste praticamente le mangio appunto alternandole a quelle un pochino più sostanziosi, appunto. Poi è uscita fuori un'altra cosa da frigo, qui crolla tutto, ovvero Lactimel, che ha più o meno la stessa funzione del Danacol, cioè questo vabbè ha i fermenti lattici, sistema immunitario, e questo è ai frutti rossi, insomma un po' frutti di bosco, un po' misti. Ed è spuntato fuori un altro yogurt bianco naturale, vado a metterli in frigo. Poi ho preso le olive, queste denocciolate nere della Polly, che mi servono per fare quando faccio appunto la pizza. Preferisco di gran lunga le olive nere rispetto a quelle verdi, e queste sono a monoporzioni, quindi sono comodissime e anche buonissime. Poi, siccome non avevo voglia di girare per la profumeria, per la parafarmacia, comprarmi una crema corpo, e niente, ho preso questa della Dove, so che non sarà il massimo, però mi ispirava, e comunque una crema corpo Dove credo di non averla mai provata, più o meno credo, e ho preso questa, mi ispirava un po' il packaging, oggi mi dedico una carezza leggera, vediamo un po', crema corpo, idratazione leggera, per tutti i tipi di pelle. Io quando vedo queste cose più o meno mi rendo conto che a me non funzionerà, visto che ho la pelle secca, però vabbè, mo l'ho presa, è per le emergenze. E poi aggiungo al mio pan bauletto le gallette, queste integrali al farro, buonissime, perché anche queste, come vedete, della Vivi Verde, sono belle spesse, belle alte, quindi danno soddisfazione. E i biscottini questi del gran cereale al cioccolato fondente e con le nocciole, questi solitamente li mangio a fine pasto, come diciamo dolcetto di fine pasto. Poi sono sbucata
sfugati altri biscotti, ovvero un chilo di no, 700 grammi, ho detto male, di campagnole e del mulino bianco, che comunque sono biscotti, devo dire, abbastanza leggeri, perché su 100 grammi hanno 3,6 grammi di grassi saturi, quindi devo dire che tra quelli del mulino bianco questi sono tra i migliori da questo punto di vista. E poi ho fatto di nuovo rifornimento di tovagliolini, che fanno sempre comodo e servono, questi del Viviverde ho preso, che ovviamente sono con carta riciclata e si riciclano nell'organico, così come anche i piatti. Mi rendo conto adesso di avere preso questi piatti ovali, non avevo mai visto dei piatti, diciamo, di carta, di plastica ovali. Ok, vabbè, non fa niente, io più che altro i piatti di plastica, di carta, ho preso questi che comunque vanno nell'organico, biodegradabili, li utilizzo quando cucino per gli scarti di verdure, gli scarti magari del pesce, che poi vado a gettare nel sacchetto appunto dell'umido, e quindi vabbè, la forma è abbastanza indifferente. Poi ho preso questi rientravano sempre nella sezione, diciamo, pane, che avevo segnato, questi tarallini al finocchio dell'arce nero, che stra adoro, sia per il sapore che hanno, ma soprattutto perché sono fatti con olio di oliva, e anche questi hanno una percentuale di grassi su 100 grammi, di cui saturi di 2,5 grammi, quindi sono veramente fantastici anche questi. E io solitamente questi li mangio anche come snack, quando ho voglia di qualcosa da sgranocchiare, perché so che sono leggeri. E poi ho preso questi 5 block notice, molto anonimi e brutti, ma che mi servono essenzialmente per segnare la spesa quotidiana, perché sto finendo i cartoncini dove appunto segno la spesa, e ho preso questi, insomma, 3 bianchi e 2 neri, essenzialmente appunto per segnare la spesa. E poi ultima spesa, ultimi pezzi di spesa, i bicchierini questi biodegradabili, quindi compostabili, che servono per il lavoro, diciamo, per il caffè al lavoro. E poi passiamo al reparto un po' frutta e verdura, più o meno. Ho preso il radicchio, ho preso 4 avocado, e io questi ovviamente mi salvano sempre la cena, mangio 4 fettine di pane e un avocado e sto a posto. E poi, visto che ricomincia l'autunno, immancabile la zucca, questa delica, che io adoro, fatta semplicemente al forno.